Scopriremo veramente tante cose che forse ancora non sappiamo sul maestro. Io intanto, proprio per aprire nel migliore dei modi questa serata, prima di procedere, vorrei chiamare te qui, Armando, per salutare questa comunità che stasera ci accoglie e per dire insieme qual è il tuo impegno, questo impegno che stai da tanto portando avanti. Noi abbiamo chiamato questo evento, questi due eventi che si sono susseguiti nell'arco di questa settimana, perché ricordiamo che sabato scorso c'è stata una magnifica serata nell'anfiteatro di Palazzo di Città con Massimiliano Gallo, e questa sera ci saremo noi, Guarracini, l'Associazione Limitarte, a seguire il maestro Mimmo Angrisano. Però noi siamo ansiosi di aspettare questo 2021, e io so che tu ci tieni particolarmente a questa data, a questo, quello che sarà un evento per la città di Villaricca, o meglio, quello che noi vogliamo sarà un evento, ma tutto questo può accadere soltanto restando uniti. E noi, l'Associazione Illimitarte, che dietro di me ci c'è il maestro Raffaele Cardone, il presidente, Massimo Capocotta, al tuo fianco in questo, per raggiungere questo obiettivo, e come noi anche tante altre associazioni che intendono arrivare al 2021 veramente col botto, vero? Allora io ti cedo il microfono, così tu ci dici qual è l'impegno della Prologo in questo progetto. Buonasera a tutti, già detto tu. Angela, tu sei bravissimo, professionale come siamo al livello di Rai, anche se ci segue solo Campania Felix, ma l'altro giorno abbiamo avuto anche un passaggio per il TG3. Il 2021 è il centenario del maestro Sergio Bruni, che è stato battezzato con questa fonte, quindi siamo nella parrocchia, abbiamo già fatto un evento qua. Il 2021 noi speriamo, dicevi tu, che c'è vicino a noi la comunità, cominciando dall'amministrazione comunale, c'è la provincia, c'è la regione, c'è, voglio dire, io dico l'Italia tutta, perché in effetti la canzone napoletana fino a poco tempo fa era quella là che si cantava in Italia. Festival di Sanremo è venuto dopo. Il 2021 noi ci auguriamo innanzitutto una cosa, di avere qua, come a Recanati a Leopardi, come in Puglia c'è la statua di Monroe, averla qua per avere la vice del Presidente della Repubblica nel 2021 a settembre, forse avremmo letto quello nuovo. E lavorare con i giovani e per i giovani, io qua vorrei innanzitutto, oltre a salutare tutti quanti voi, a ringraziare
tutti quanti voi per la presenza. Ecco, la cosa più bella è stata la presenza della preside dell'Ada Negra, la dottoressa Pennacchi. Già da subito, no, ci siamo visti un appassionato della canzone napoletana e già, insomma, concretamente ci è stato vicino con una putta rappresentante che ha visitato una putta. L'obiettivo è continuare a lavorare con i giovani e per i giovani affinché possa nascere, io dico, quanto prima un altro Sergio Bruni, perché De Simone diceva ci vogliono 500 anni, no? Unico che va a vedere la mostra, quella multimediale, vedrà che lo dice dal San Carlo. Allora l'obiettivo era quello, adesso c'è, insieme a Salvatore La Roma, noi ci siamo orientati, come c'è un altro obiettivo, quello là di far conoscere questo grande personaggio, ecco, ai giovani, perché oggi se si va vicino a un giovane di 30 anni non sa chi era Sergio Bruni. Noi, questa è la missione, sperando di arrivare al 2021 con la comunità prima di Villaricca, e quindi grazie, adesso siete tantissimi. Ho visto arrivare anche i nipoti, venite qua, Eva, Francesco, sedetevi prima qui, rappresentante della famiglia Bruni, le due figliole, Bruna e Adriani, sono stati con noi all'altra manifestazione, stasera hanno mandato, insomma, gli eredi, i discendenti, la figlia di Bruna e la figlia di Anna Maria, che salutiamo. Grazie a Carlo Petano che ci ospita ancora. Chi era preoccupato? Non si preoccupa, facciamo le cose, le facciamo per bene. Poi, siccome sono abituati a venire, voglio dire, un poco tardi, noi siamo stati puntuali, avremo anche la foto, perché io sono sicuro che la comunità di Villaricca vuole diventare comunità. Oggi c'è San Michele, ci sono, avremo anche, voglio dire, sicuramente per il seguito tutto il paese, perché noi vogliamo intorno a questa parola costruire quelle che è l'identità, che è l'obiettivo poi anche di questa mia iniziativa. Angela mi diceva qual è l'obiettivo. L'obiettivo è di creare l'identità e la comunità intorno, ecco, a questo personaggio che ha dato lustro, insomma, all'Italia con la canzone. Noi siamo gemellati con l'archivio sonoro della canzone napoletana, 740.000 brani censiti di canzone napoletana sono stati interpretati, 700 da Sergio Bruni, quindi voglio dire, era conosciuto in tutto il mondo. Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie ai telespettatori, perché noi siamo ripresi. Armando, grazie a te, ma poi c'è da dire che veramente con la Proloco, voglio dire, sono stati tanti gli eventi che hanno omaggiato il maestro. Uno di quelli che ricordo, che porto nel cuore, è proprio quello che nel 2009 si è svolto nella Terzo Struttura con numerosi artisti di grande rilievo. Ma non vi voglio rubare altro tempo, perché dietro di me, come avete visto, i miei amici, colleghi sono già pronti per iniziare. Questa sera assisterete ad uno spettacolo dell'Associazione Limitata dei Guarracini, in formazione ridotta questa sera, che è che vogliono omaggiare il maestro Sergio Bruni attraverso un percorso di musica classica napoletana, di canzoni classiche napoletane, che vanno da villanelle del Cinquecento come Madonna Tu Mo Fai ad autori e poeti di grandissimo spessore come Di Giacomo e Ammario e tanti altri ancora. A condurvi in questo breve viaggio ci sarò io, Angela Panico, voce narrante di questo gruppo e la maschera per eccellenza della città di Napoli, Pulcinella, interpretato da Salvatore Totaro. Signori, buon ascolto e buona serata con i Guarracini. Make it a mark, make it a mark, and not a mental mark, make it a mark.
L'angelo Rosignura, Rachel guarda lì, guarda qua, guarda là, e si accorge che non ci stava nessuno. Ma, pensai, con me con patatella sempre si è lodato, a così attinti, a così scribolusa, facendo fiume, mare, montagne, eppure stelle, si è scudato i fegolumi. Forse è l'età, senza la nuda. Come i mille pensieri che tenevo a capo, sei distante. Ma non dubbio mi rimane. Sta terra così bella e rinomata, senza colori o verno toccati a Dio. Ma un povero angiolino non voleva manchi rispetto. E mentre la sostruiava questo pensiero, la comparettissa, o vicchiacchione, covizza risa e l'occhio ammartanato. E conoscendo buona tutti i pensieri che il giovane cuore e paravisa, ricetta, arca, e dammo di ma non nasce per nulla. Sai che ha fatto? Non mi fa scendere. O sai che tengo l'età. Cadinta ci stanno a quattelli e mille colori. A cominciare là. Non là. Più là. E là. Napoli. Sì, Napoli. Correndo va, scende va a fatica. E fui a così, che scendendo la scia, aietta a cura. Gioia mia, mi esastaria a fare a zavare.
la reina mentre che sciancava una china. E non ti pare fosse una pina di piscatura da garzolina. Cada combina una friccicarella, la carandella, la carandella. Cada combina una friccicarella, la carandella, la oh,
Addio Maria. Canzone e canzone, luce e compagni e tutta vita mia. Addio te dico senza canto e suono, solo con noi c'è la malinconia. Io, il rosso mare, tu ci pienso mare, o mare d'oro non lo vedo più, e chi non pega l'alba chiaro chiaro, era una fresca con mia gioventù. Maria, Maria si sta davide in canzone, e poi si avete che non ci sta più. Io muoio braccio a te, non te la tua, che hai canto e muoio sotto cielo blu, e muoio e canta Napoli su bello. Io popolo soltanto che degni te, Napoli, sina rosa, sina stella, sina stella che luce con banchè. Addio Maria, salutami la Napoli per me, dille che è stata passione a me. Dimmi che l'ha chiamato quanto te. Tu verdi grazia.
stella, un fuga di sole, guardia nera, la faccia bella, un mese di canzone, spasa la pasta, moriamo lì, moriamo nascondo a mano, quando passassa, Yeah.
Tutto hanno scritto a Napoli canzone appassionata. Tutte le bellezze di Napoli sono state decantate. Da Bobbio a Tagliaferri, di Giacomo a Valente, in prosa, verso e musica. Ma chi può chiudere? Chi te lo coraggio di qualcosa? Robb che sti poeti grossassai e d'accordo sono stata di una cosa, che sto paese non si scorda mai. Sta Napoli, riccina di sirene, che ciò guardando e ciò volimmo bene. Adenche sana sana l'intervento, a porto rindo cuore, che ci ha fatto? Napoli, tu sei adorabile, terra d'amore, che rarità! Suocca d'amore e femmina, io cuore Napoli che può cantare. Napoli, tu sei adorabile, siente sto cuore che ti vuoi dire. Suocca d'amore e femmina, chi è nata a Napoli ci può morire. Yeah.
rara, si fatta non so rara, se la dirà mia. E poi dal mazzo su una guardata, e a film ne è rimasta soltanto impressionata. L'associazione Limit Arte, permettetemelo, è un'associazione molto, ma molto attiva sul territorio. Io direi, quando il territorio chiama, il Limit Arte risponde, e risponde sempre egregiamente. Facciamo un applauso perché veramente portano avanti dei progetti meravigliosi. Armando, vuoi dire qualcosa? Una professionalità, noi l'abbiamo sperimentata. Io qui sono a casa mia, quando abbiamo fatto l'omaggio con tutti i grandi, come dicevi tu, questa è una realtà del territorio e io sono contentissimo di averla qui coinvolta in questo progetto. Massima non lo dice, ma Massima ha accompagnato il maestro, è qui quando veniva a perorare la causa. Massimo e mi raccontava giorni fa, mentre visitava la mostra, la preoccupazione del maestro di farsi accompagnare dalla sua pianola, perché lui era per la chitarra, quindi voglio dire, siamo qui in famiglia, siamo
siamo noi, sì, l'operatore giustamente mi dice di farmi inquadrare, ma ecco, e quindi questo è un momento. Poi il secondo momento, voglio dire, c'è Mimmo Anghisano, il discepolo di Sergio Bruno, con la D maiuscola, accompagnato da Satù, e noi dobbiamo mettere insieme queste due realtà. C'è bisogno di un coordinamento, questo poi è fare comunità. Voglio anche approfittare del microfono per salutare il conservatorio di Napoli nella persona del consigliere, amica nostra, e adesso mi vengo a vedere, Carla Ciccarelli. Consigliere Gaudiero Franco e la condotta Teresa Tommasini, che ci ha seguito dal primo momento, il marito degli ultimi 5 anni da sindaco, eravamo arrivati al sepolcro di Nostro Signore con la visita al cardinale Sebe, no? Per scrivere là come stanno tutti nelle lingue, il Padre Nostro, anche quello in napoletano, quindi anche quella è una missione. Ci sono qui per la famiglia i due nipoti, Eva, che già annunciato, e Francesco, figlio di Anna Maria, che pure abitava qui a Villaricca e per la quale pure abbiamo fatto delle mostre, che era una pittrice. C'è Eva, che io, siccome lei ha anche passione per, la inviterei qui a fare una battuta e un saluto. Di Giuliano, la prova di Giuliano stamattina, un grande evento, grazie alla prova di Giuliano, perché certe cose vanno poi avanti, insomma, è perché ci sono delle persone che metto con lì, è la mattina della prologhita. Quindi un grazie a voi, Eva, che viene qui e ci dice un saluto, una testimonianza della famiglia, e che ci starà sicuramente vicina, perché il progetto deve continuare con loro. Saluto anche Tommaso Di Nardo, che in effetti è nel progetto insieme a Salvatore Palombe, che abbiamo più volte, insomma, coinvolte negli ultimi tempi, e che 85 anni, insomma, si scusa per non essere qui, anche qualche altra assenza come quelle dell'amministrazione, no? Insomma, c'è un San Michele, c'è un qualcosa, sì. C'è un saluto dal sindaco Maria Rosaria Punzo, che si scusa per non essere intervenuta, ma porta i suoi saluti ad Armando e a tutti i presenti. Io cedo il microfono a Eva. Armando, dici. Salutiamo e anche giustifichiamo il consigliere della città metropolitana. Ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto, è lui che in effetti saluta tutti. Saluta a tutti, ecco, diamo la parola a Eva, aspettando a Mimmo Anghisano. Grazie a tutti di essere intervenuti questa sera, è veramente un'emozione per noi, per la nostra famiglia, vedere quanto veramente Armando riesce a creare per mio nonno, ed è una gioia immensa vedere che tutte queste manifestazioni sono così seguite, e dobbiamo fare ancora di più. Noi come famiglia veramente ti possiamo solo dire grazie. E cercheremo di fare un centenario veramente coi fiocchi, fantastico, e grazie a tutti voi, veramente sono molto emozionata. Sì, magari invitiamo l'assessore qualche battuta, no, a te, è consigliere del conservatore, consigliere, noi possiamo andare avanti con la canzone, magari, ecco, sì, voglio dire, c'è il conservatorio con la musica, perché non dire due parole. Bene, voglio ringraziare Armando per questa settimana di musica napoletana che ha regalato veramente a Villaricca arte e musica. Siamo intervenuti anche con le scuole, infatti anche la mia scuola, tra l'altro io sono l'insegnante di una scuola media Giancarlo Siani di Villaricca, i ragazzini hanno partecipato a questa mostra bellissima che è stata fatta qui a Palazzo Baronale, e veramente hanno sentito un po' le loro radici, hanno sentito parlare di Sergio Bruni, molti di loro neanche lo conoscevano, quindi veramente si sono emozionati, e ritornare alle radici, tornare
tornare alla propria terra in questo modo, con la canzone, con personaggi di spicco così importanti, parlare ogni tanto del nostro territorio, di cose belle, di personaggi belli e non solo di cose brutte, è veramente una cosa meravigliosa. Grazie ad Armando e a tutto il suo lavoro, al suo impegno e a tutti quelli che hanno collaborato per questa settimana meravigliosa. Grazie a tutti. Sì, perché comunque le scuole che sono intervenute alla mostra, è doveroso anche ringraziare chi ha voluto fortemente la presenza di alcune aule alla mostra. Guardiamo sempre in camera così. Grazie a tutti, buonasera. C'è una galleria che canta Sergio Bruni. Catarì. Buonasera a tutti. Come ha detto Carla, chiaramente io sono pochi mesi che sto qui a Villaricca, però ho voluto fortemente questo, aderire a questo invito e soprattutto ai miei alunni, perché essendo io di Giuliana, però vicina a Villaricca, penso che i ragazzi, i vostri figli, i vostri nipoti debbano conoscere le radici e perché no partire proprio dal grande Sergio Bruni. Io mi sono consolata stasera, sarà perché forse mio padre mi cantava tutte queste canzoni, quasi tutte quante conoscevo, ed è stato piacevole. Grazie ad Armando per il suo, diciamo, impegno, e speriamo che questo 2021 come scuola del territorio, perché credo di restare a Villaricca almeno fino alla pensione, metterò tutta la mia disponibilità con i nostri alunni e con grande piacere. Già l'abbiamo data e ringrazio i miei, ringrazio i miei docenti che nei giorni scorsi con i nostri alunni sono stati accolti alla mostra e a tutti gli eventi che sono stati fatti in questa settimana. Grazie a tutti quanti, grazie a voi. Grazie, Armando, ci dà il premio delle scuole che comunque ha portato numerosi ragazzi alla conoscenza di questo, di quest'artista. Infatti io spero veramente che riprenderemo, Tommaso, tu che hai curato, riprenderemo anche questo premio. Allora invitiamo il nostro discepolo di Sergio Bruni con l'antima muscola Mimmo Anguisano a venire qui vicino a noi, lui che per molti anni, un applauso! Mimmo è un po' figlio adottivo di questa terra, no? Lo incontriamo spesso, quando si parla di Sergio Bruni non si può fare a meno di invitare Mimmo Anguisano, e anche stasera ci delizierai con la tua musica che è la sua musica. Io ho una domanda: quale emozione vive ogni volta che tu canti un brano del maestro? Che emozione ti verba del cuore? Perché noi artisti, quando ci esibiamo, diciamo sempre è un'emozione nuova ogni volta, però io penso che quando si ripropongono poi gli stessi brani, si ripropone lo stesso repertorio, c'è sempre un qualcosa che ti riempie e ti dà anche la carica giusta per affrontare la scena. C'è qualche ricordo in particolare che tu porti nel cuore, che ogni volta ti dà la carica giusta per omaggiarlo? È Sergio Bruni il ricordo che porto nel cuore, è un ricordo che non ti spegnerà mai. Bene, non c'è da aggiungere altro. Io cedo il microfono a Mimmo Anguisano e la sua bellissima voce. Giarrona, gine stelle a luna china.
canizza vena, forzo e gallo mare, ti arrango venga a me. Da chi dà, la luma gialla, la barchetta passerà. Lo se perde l'acqua attorno, tu non mangi per guardare. E io da base stavo bene, con giustizia e passione, stavo che la sciugarella, voce vino e temore. Stasera sono re, vinto un'ora che avvicina, lo ricordo c'è l'ora sola, forse amore, forse o sta facella s'abbandona, tu da torno abbraccia a me, ho coperto di una stella con cucina che sto cuore, nonna nonna studia bella, sosti voce e piscatore, rindo sonno scimariosa, mamma con mamma ragazza, ma di scena spruccolosa, danno scurni in tasti bravi. E io vendo qui Funnapoli, nessuno è meglio di me, ma la pensi di me, stasera sono re. Tagliaferri. Adesso un brano meno conosciuto. Un brano meno conosciuto di Genise Capolongo del 1907, Suon di fantasia. C'è sta una casarella a me sono sempre stato te, c'è passa una cantante marinara e l'aria fresca ad abbracciare te basta, ma che stesso d'oro e sogni e fantasia come dormente sempre vita mia. C'è stanno con
sospiro sempre, e che non trovo pace mai perché ci sto piantando rose tutto il tempo e sempre spine nascono per me. Vado a abbracciare
sangue rinde me Carmela, Carmela. Nascere. Con immenso piacere saluto i nipoti del maestro Bruno. Sotto chi sto scivolando,
una magia per te l'amore. E tu mi dici hai fatto una ragione, forse eri scritto che aveva fornito, e gli anni è dico sì. Come spiega chi sti mano questa faccia così bella, una buona carazzata, che la conta a chi sto cuore di che non la vuole bene. Sì.
su scene comiche, su scene tragiche, mentre si recita, sente canta Napolo, 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 e l'uno che ne fu. Davvero grazie della vostra presenza. Io vorrei che queste manifestazioni entrassero un po' della festa tradizionale che dobbiamo fare ai nostri santi patroni, perché veramente dobbiamo valorizzare il territorio e che artisti del nostro territorio che danno valore alle nostre tradizioni, e su questo dobbiamo puntare per il futuro. Mi auguro che davvero sia